A proposito di unicità, abbiamo un'attrice che ha fatto del suo stile eccentrico il suo punto di forza, una bellezza de fuego. È con noi Jane Alexander. Buongiorno. Ciao. Jane. Buongiorno. Benvenuta. Com'è stare su un balcone, Jane? Guarda, ti ricorda un po' questo lockdown che abbiamo superato? No, perché io ho un terrazzo grande, quindi non avevo questa cosa un po' ristretta, quindi no, non mi ricorda. Poi cerco anche di dimenticarmelo il lockdown. Ballavi, cantavi come tutti gli italiani alle 18? No, cucinavo e mangiavo. Ah sì, non si direbbe però, no, visto infatti. Come sei in forma. Giuro, cucinavo e mangiavo una cifra. Vieni, vieni Jane, raggiungici. Ben arrivata. Ciao. Insomma, sicuramente, come diceva Anna, lo stile di Jane è davvero unico, no? Sì. Hai... Eh beh, sì, direi proprio di sì. In tutto quello che tu fai, non solo nella tua professione, sei una straordinaria attrice, amatissima dal pubblico italiano, ma proprio nel tuo stile di vita quotidiano. Io e te ci frequentiamo e quindi so quanto tu sia una mamma straordinaria, quanto grazie. Tu sia una compagna di vita eccezionale. Insomma, tu e il cane, insomma... È una vita... I gatti. I gatti. Insomma, sei unica, andiamo, no? Ti senti unica. Cani, gatti. Ti senti è intimo, cani e gatti. No, che sa queste cose. Beh, sono amici. Amici. Ah, personale. Ti senti un po' unica, no? Mi sento un po' unica. Beh, penso che dovremmo sentirci tutti un po' unici, no? Perché lo siamo, fondamentalmente. Quindi sì, mi sento unica. Ci sono solo io come me. È un po', riferito, insomma, questo pensiero, se ci pensi, no? Io sono unica, ma può essere anche una cosa, insomma, però è la bellezza dell'unicità. Andiamo a vedere un po' lo stile della nostra Jane con delle immagini che, insomma, racchiudono quello che è il suo carisma. Ho